Dimette il Parlamento! Cominciamo chiedendo nome. Maria Chiara Gadda. Età? 35 anni. Partito? Partito Democratico. Provenienza? Pagnano Lona, in provincia di Varese. Professione? Ingegnere. Famiglia? Single no. Single no, ho una... Single no, vabbè, va bene anche single no. Tranquillo. Prima esperienza alla Camera? Sì, che sono stata eletta nel 2013. Cosa ne pensi di questa esperienza? Beh, è un'esperienza anche complicata. Cosa fai esattamente per noi alla Camera? Di che ti occupi? Allora, io sono in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Commissione Bicamerale Schengen e Commissione d'inchiesta sui centri migranti. A proposito di migranti, il tuo segretario ha appena detto che i rimpatri non sono più un tabù. Tu cosa ne pensi? Allora, noi abbiamo un diritto di accoglienza e di salvataggio di queste persone che fuggono da situazioni disperate. Però è chiaro che noi dobbiamo saper distinguere chi ha diritto a rimanere qui per motivi umanitari e chi purtroppo non può rimanere nel nostro paese. C'è qualcuno che sta sbagliando qualcosa nel trattare questo problema dei migranti, secondo te, in Italia? Il fatto di utilizzare questo tema per fini elettorali, spero che le campagne elettorali finalmente siano finite. Un pensiero che ti assilla è quello dello spreco di cibo. Beh, cosa ci si può fare però? Ma allora, sicuramente Expo 2015 ha messo di fronte a tutti a una responsabilità, cioè assumersi delle responsabilità per limitare l'uso di risorse. Quindi noi dobbiamo dare gli strumenti, e la legge che ho proposto cerca di aiutare chi vuole donare e distribuire anche queste eccedenze a farlo in modo più semplice. Si spreca molto cibo in Italia, hai dei dati? I numeri sono veramente grandi, parliamo di 8 miliardi di euro, soltanto se si considera lo spreco domestico. Il tuo cavallo di battaglia qual è in cucina? In cucina? Ah, io sono una cuoca pessima, diciamo che rimanendo a tema, magari delle polpette. Tu sei una renziana della prima ora? No. Sei mai stata comunista tu? Ah, io ho iniziato a far politica tardi, ho iniziato con il Partito Democratico. Non saluteresti mai Matteo col pugno chiuso? Questo non lo so, però mi piace molto quando per esempio vado alle feste dell'unità del mio partito, vedere che il mio partito è composto da persone che hanno anche una storia diversa. Ma Bella Ciao lo sai cantare? Sì, mi piace molto. Prego. No. Di te hanno scritto, ecco la gnodem, la gnocca democratica. L'avete trovato. Ti dà fastidio questa definizione? Ma a parte che non so se... Ma secondo me non è poi così vero, però insomma io voglio essere apprezzata per quello che sono e per quello che faccio, se poi l'aspetto è gradevole, vabbè. Cosa fai per mantenerti in forma? Diciamo che questa è una vita un po' frenetica, non sono una sportiva. Dici un bel detto in dialetto lombardo. Si al più al di della scienza, per 40 di semminga senza. E riesci ad accennarci una tua canzone del cuore? Mi mancava a morire questo piccolo grande amore. Un tuo famoso omonimo scrisse un poliziesco che si svolgeva a Roma. Carlo Emilio Gadda, stai parlando e di lui? Come si titolava? Il pasticciaccio di via Merulana. Bravissima! Ce l'ho fatta! Dacci due motivi per farti rientrare alla Camera alle prossime elezioni. Io devo fare il mio dovere oggi, poi su quello che succederà domani lo valuteranno i cittadini. Grazie tante. Grazie.